Bentornati, fratelli di Tuberanza, in un nuovo episodio su Naruto Ultimate Ninja Storm 1. E oramai la tecnica dovreste ricordarla. Tecnica superiore della moltiplicazione del like, in cui se siete dei veri ninja di Tuberanza, una volta cliccato like, automaticamente si moltiplica. Perfetto, adesso possiamo iniziare. Tac! Elenco missioni. Signori miei, inizia la prossima saga chiamata Caccia a Sasuke. Non so se vi ricordate, ma Sasuke, dopo un po' di diatribe, decide di abbandonare il villaggio della foglia per dedicarsi a Orochimaru, che poi lo allena, eccetera eccetera, ma questo lo vedremo successivamente. Adesso arriva l'ombra del serpente. Tsunade diventa Hokage e pian piano il villaggio della foglia inizia a ristabilirsi. Sasuke si sente frustrato da Itachi e Naruto, con cui ben presto viene alle mani. Naruto contro Sasuke, vabbè raga, ci sono stati più scontri tra Naruto e Sasuke che, boh, non lo so, un romano e un laziale. Ecco, missione accettata, è ovvio. Si avvicina strisciando l'ombra di un serpente. Gli Uchiha non sono avvezzi alla pazienza. E noi non siamo avvezzi a fare le carezze, perché mo, regà, lo porriamo come l'ora di notte. Eccoci qua. Voi immaginate, no? Ok, Sasuke è un gran bel personaggio, fighissimo, eccetera eccetera. Ma voi immaginate, no? Tu hai al villaggio una delle più belle ragazze che esistano e te ne vai? Tu sei proprio matto! Vieni qua, te meriti sto Rasengan, giusto perché te ne vai e mi lasci Sakura da sola. La accudirei io, volendo, però sai, essendo un cartone animato, non posso. Vieni qui. Mannaggia, Naruto, te arrazzo. Oh, costi shuriken mi hai veramente rotto, eh. E non mi si sostituisce più, regà. Ah, no. L'ultima sostituzione è proprio precisa. Devo finirlo con la Suprema, ragazzi, perché se lo merita. Sì, no, se lo merita. Tu non puoi assolutamente lasciare Sakura da sola al villaggio. No, 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 no. Se ci fossi stato io nel villaggio della foglia sarebbe finita. Però vabbè. Lasciamo stare, andiamo avanti. Non è ancora finita. Frustata terribile sulle chiappe di Sakura. Splash! Arriva l'ombra del serpente, completato, tutto fatto, ottimo. Pergamene apparse, ma non mi interessa. Base di Orama e borsa ingredienti. Dunque regà, è da un sacco di tempo che mi scrivete nei commenti se porterò anche Ninja Storm 2. Allora, l'idea iniziale di questa serie era di portare tutti Ninja Storm fino al 4. Il discorso è che all'inizio, cioè inizialmente, questa serie era partita a bomba, dopodiché nell'ultimo periodo è un po' calata. Se dovesse ritirarsi su e ogni episodio supera le 20 o 25 mila visual, farò un bel pensierino a portare anche il 2, ok? È una promessa, è una promessa. Adesso andiamo avanti però, non pensiamo a Ninja Storm 2 perché dobbiamo ancora finire questo. Richiamo squadra Shikamaru. Ossessionato dall'idea di ottenere il potere supremo, Sasuke si schiera dalla parte di Orochimaru. Per poterlo riportare indietro viene formato un plotone guidato da Shikamaru e in tutta fretta si dirigono verso la foresta alla ricerca di Sasuke. Quindi ragazzi, deve zompettare tra gli alberi adesso. Bene, forza. Siamo arrivati all'ultimo capitolo, se non sbaglio, e ancora ci spiegano come funziona sta cosa di saltare nei boschi. Vabbè, ok, facciamolo spiegare, tanto noi jumpiamo. Ed ecco subito il primo turbo per Naruto. Boom! E vai così. Comunque raga, se non sbaglio, questo Ninja Storm dovrebbe concludersi con lo scontro tra Naruto Volpe e Sasuke Demone. E se non sbaglio dovrebbe essere proprio questo capitolo, quindi siamo arrivati forse alla fine. Mancano quei capitoli, quindi altri due episodi, dopodiché vedremo come proseguire, o come procedere, se procedere. Vai Naruto. Tra l'altro io non capisco perché negli altri Naruto, cioè Ninja Storm 3 e 4, hanno tolto questi passaggi. Era una figata pazzesca dentro i boschi. Guarda qua. Magari con delle, come dire, con delle competizioni online.
Chi arriva prima, boh, vince qualcosa di particolare. Bello. Ecco il turbo. Mancano solo 1500 metri. E vai a quel paese. Vai così. Ok, ci siamo, finito. Raggiungi la destinazione in 80 secondi. Oramai, regà, quasi a memoria lo conosco. Mi possono prendere come controfigura di Naruto. Ah, oh, Shikamaru Nara, abiti da Chunin. Ah, è vero, perché Shikamaru qui era già stato promosso. Bene, bene. Quindi, se non vado errato, dovrebbe esserci il trio del suono? O sbaglio? Inizio lo Mamma mia, raga, ma... Cioè, no, mo, a parte gli scherzi. Cioè, io mi ricordo per filo e per segno tutto. Mentre il plotone di Shikamaru è alla ricerca di Sasuke, gli uomini di Orochimaru, il quartetto del suono, entrano in scena. Compare anche un ninja chiamato Kimimaro, il cui potere sorprendente mette in pericolo i membri del plotone. Neji e Choji affrontano i nemici, mentre Shikamaru e gli altri procedono nella missione di ricerca. Incredibile, Neji con... Utilizzeremo Neji! Regà, a posto, per me questo è il best episodio EU. Sono contentissimo. Ci siamo. Mamma mia, raga, troppo forte Neji. Vai subito, rotazione suprema. Boom. 38 colpi, rivai a casa. Ovviamente, raga, poi lo devo fare la rotazione perché tra poco arrivano gli shuriken. Sono arrivati dopo la rotazione, non ci credo. Choji. Oh. No, aspetta. Guarda questo, se sta riparando. No, raga, no, aspetta. Vai con la rotazione. Mamma mia, raga, quanto mi gasa Neji. Quanto mi gasa Neji. Aspetta, devo fare la rotazione. No, dovevo farla prima che arrivassero gli shuriken, ma non ce l'ho fatta. Choji, Kimimaro è di qua. Oh, a me in questo gioco la sostituzione non mesce, raga. Che devo fare? Quanto m'ha tolto, avete visto? Incredibile. Entra Choji. Byakugan. E mo so dolori, frate. No. Raga, il quartetto del suono è veramente pazzesco. Anche se Kimimaro non mi sembra che fa parte del quartetto. Però è comunque del suono. Oh. Devo fargli assolutamente le 64 chiusure, raga. È un must. Mamma mia, ragazzi, quando gli fa Chupong, Chipong, pom, 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 pom. 64 chiusure, bam. Visto, raga, gli ho anche sigillato tutto il chakra. Neji Yuga, ragazzi, Neji Yuga. Ladies and gentlemen, troppo figo, troppo figo. Se conoscete anche voi la mossa che fa Naruto, fatela durante il video, è figo. Personaggio giocabile Kimimaro, wow, non vedevo l'ora, sinceramente. Borsa ingredienti, va bene. Andiamo avanti, raga. Speriamo che i punti missione mi bastino, eh. Grazie, aspetta, come si chiama qua? Feroce scontro nella foresta. Grazie a Neji e a Choji, Shikamaru e il suo plotone sono riusciti a proseguire, ma vengono inseguiti da Kimimaro e a questo punto la battaglia è inevitabile. Shikamaru tenta di attirare l'attenzione di Kimimaro in modo che Naruto possa procedere. Shikamaru contro Kimimaro, raga. Tanta roba. Nubi oscure si affacciano sulla fitta foresta, una feroce e letale battaglia dove tutto è in gioco. Vince la battaglia, velocità rapida, con la potenza, vabbè, tutto pompato. Wow, abbiamo anche Kiba, vai Kiba. Zanne perforanti, non so se ve le ricordate ragazzi, le zanne perforanti sono tanta roba. Bomba, sensual, un movimento... Bomba! Aspetta che te ne lancio un'altra. Bomba! No, che è successo? Naruto entra, va.
Guarda questo come mi sta da fastidio. Bravo Shika. Boom, bam, boom, 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 boom. 16 colpi per Shikamaru. Entra Naruto. E manca il bersaglio. Vai grande. Zanne perforanti. Niente, si è riparato pure stavolta. E a mo' sto giro però ti piglio a sberle, a schiaffi, a botte, a maccatoni. Vai Naruto. No, 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 m'ha preso. Cavolo, quando mi prende mi toglie il chakra. Vai. Aspettate, raga, voglio chiuderlo con la suprema, eh. Perché non l'ho mai vista di Shikamaru. Ah, ma... l'ho preso! Com'è possibile? Tecnica dello strangolamento dell'ombra. Hai capito, Shikamaru? Bene, è andato tutto secondo i piani. Raga, voglio fare il doppiatore di una serie su Naruto. Sì, sì, assolutamente. Perciò Mediaset, se sei lì, prendimi. Vediamo che cosa ci tocca ora. Intense emozioni vermiglie. Grazie agli sforzi di Shikamaru, Naruto ha potuto continuare a inseguire Sasuke. È più che mai determinato a rintracciarlo. Questa missione non ha avversari in battaglia. Ah, ok, perfetto. Dobbiamo solo fare questa gara. Intensa esplosione di emozioni vermiglie. Corri nella foresta più in fretta che puoi. Ah, ok, quindi devo prendere... Dovrebbe essere Kimimaro? Fatemi vedere. Sì, è Kimimaro. Che ha il contenitore con Sasuke. Va bene, Kimimaro. Ti prendo e poi ti apro. Boom. Ci siamo molto vicini, ragazzi. Non ci sono più turbo nelle vicinanze, perché adesso dobbiamo farcela a piedi. E dobbiamo anche fare attenzione, perché quello ci lancerà sicuro qualcosa. Ecco, infatti, ci lancia le ossa. Ecco qua, il maledetto. Ti devo prendere, assolutamente. Lui viene dalla parte dove vado io, per poi mettersi dietro e lanciarmi le ossa. Ma io sono furbo, Ok. Ce l'abbiamo fatta, ma gli ha dato un cazzotto, ma non l'ha beccato. E lì dentro c'è Sasuke. Ok, allora. Diamo un'occhiata a che punto siamo arrivati. Siamo più o meno a metà. Nel prossimo episodio vedremo Naruto contro Kimimaro e poi il finale di Saga, che non mi ricordo quale sia, ma sinceramente non vedo l'ora. Dunque, amici miei, per oggi è veramente tutto. Io vi do l'appuntamento con il prossimo video, sempre e solo qui su Tuberanza. Ciao!